Il respiro è quell'elemento che ci permette di ascoltare ciò che sta accadendo in questo istante, in questo presente, e lasciare che ci attraversi completamente, totalmente, completamente. Il respiro è un atto di fatto magico. Al di là della scienza, pensate alle funzioni del respiro che, l'abbiamo detto tante volte, è l'unico atto autonomo. E allo stesso tempo che possiamo regolare l'intensità in durata, in frequenza. Pensate alla potenza del respiro che viene influenzato da ciò che accade nel nostro ambiente interno e nel nostro ambiente esterno. Pensate a un'emozione forte di ansia o di paura, quanto riduce il respiro, quanto lo rende clavicolare, quante tensioni crea nel nostro corpo. E pensate al contrario, quanto è possibile attraverso la regolazione del respiro, l'esplorazione di quello stato emotivo, sciogliere la respirazione. Che da pochissimi centimetri cubi di aria, 500, potrebbe aprirsi, arrivare fino a 3000 centimetri cubi di aria. Quindi, così come gli stati emotivi, situazionali, relazionali, interni ed esterni, incidono sull'ampiezza, sulla capacità del respiro di indurre ulteriori stati di coscienza, di centratura, di lucidità, di consapevolezza, è vero anche il contrario, cioè che regolando il respiro, noi possiamo incidere non solo sul metabolismo del nostro corpo, sulla produzione di tanti neurotrasmettitori e sul bilanciamento di questi, oggi li vedremo, ma possiamo incidere sulla nostra energia vitale, possiamo incidere sul nostro stato emotivo regolando di fatto attraverso un più profondo livello di intelligenza emotiva tutta la gamma e la dieta di emozioni che caratterizzano le nostre giornate. E attenzione, la rabbia in sé per sé, la tristezza in sé per sé, la confusione in sé per sé, vanno bene così come sono, se tu le trasformi in un combustibile attraverso il respiro, in un carburante per aumentare il tuo livello di consapevolezza, il tuo livello di lucidità, il tuo livello di centratura, la tua capacità trasformativa rispetto a questi stati emotivi che innalzano il tuo livello di coscienza e si trasformano paradossalmente, una volta trasformati, in medicine naturali. Ma poi di più, i Veda, voglio dire, 5.000 anni fa, hanno dichiarato che la nostra mente si esprime nella parte più densa attraverso il respiro, cioè il nostro respiro è mente, è la parte più palpabile, tangibile della nostra mente. Guardate che pazzesco, hanno fatto questa associazione incredibile, indissolubile, tra respiro e mente, non sono due cose disgiunte, il respiro è la parte più densa della mente e infatti le neuroscienze oggi spiegano come l'attività consapevole del respiro incide sulla ruminazione della mente, sulla qualità dei tuoi pensieri, sulla capacità di eliminare pensieri disfunzionali, sugli stati di creatività, di intuizione, sugli stati di ispirazione, tutto questo attraverso la regolazione del respiro.